Ma quanto è bello uscire ubriachi di sabato sera da un locale e prendere la tangenziale a 180, magari dopo un bel tiro di coca, così siamo ancora più pimpanti e magari con una che abbiamo conosciuto al bar che lo sanno tutti che il sogno è sempre tangenziale e tizia sul sedile a fianco o sul vostro. Insomma, non importa perché i burocrati di Bruxelles ce lo vogliono vietare. Questi vecchi rincoglioniti non solo vogliono che la nostra macchina diventi una lavatrice, ma neanche una bella lavatrice. Avete visto il film di Lars von Trier? Quella lavatrice è meravigliosa, tipo 10 minuti di primo piano sulla centrifuga dell'oblò. Invece questi vogliono che diventi una lavatrice di merda. Una lavatrice a carica dall'alto, che non so se ne avete mai vista una, ma sono noiosissime, sono scomodissime perché ti viene il mal di schiena e non c'è niente da vedere. Vorrei morire come mio nonno, addormentato e rilassato, non come gli altri quattro in macchina. Insomma, a Bruxelles hanno deciso che bisogna ridurre i morti sulla strada e per farlo hanno deciso di rallentare la velocità delle macchine. Per sostenere questa assurdità, ti dicono che una macchina a 50 km all'ora frena in 23 metri, mentre a 55 km all'ora frena in 27 metri, che ok è una distanza di 5 metri, ma lo sappiamo come fanno questi test. Metteranno un vecchio su un Topolino del 1961, che già c'ha i riflessi di Pippo, insomma, sono dei test inutili. Comunque, vi voglio dimostrare che questo ragionamento non ha senso, e lo facciamo con un po' di matematica e un po' di fisica. Iniziamo dalle statistiche. I morti in autostrada. L'autostrada è dove si va più veloce, eppure è quella col minor numero di morti. E indovinate un po' chi muore in autostrada? Quelli che vanno a piedi, cioè quelli che vanno più lenti di tutti. Eppure a Bruxelles ci vogliono convincere che è la velocità che uccide, e invece guarda un po', è la lentezza che uccide. E poi andiamo per assurdo, come si fa in matematica? Ipotizziamo auto che vanno a velocità infinita. Ora, se io avessi un'auto che va a velocità infinita, arriverei dove voglio arrivare a tempo zero. E se ci arrivo a tempo zero vuol dire che sto zero tempo sulla strada. E se sto zero tempo sulla strada, come sapete, sul divano gli incidenti d'auto non succedono. Poi magari vi cade un'auto dentro il terrazzo, non lo so. Quindi, se l'auto va a velocità infinita, la probabilità di un incidente è zero. Ma allora perché a Bruxelles non cercano di spingere per la produzione di auto che vanno a velocità infinita? E ovviamente non deve essere infinita, basta raggiungere la velocità della luce per andare a tempo zero, mica l'infinito, che lo sappiamo che l'infinito non si può raggiungere, ma la velocità della luce sì. Ma allora perché a Bruxelles ce lo vietano? Ve lo dico subito, perché gli ospedali sono un business. Perché non è che puoi togliere il lavoro ai medici che lavorano in emergenza, alle ambulanze, a chi vi viene a prendere. Avete presente il poliziotto con quel metro a nastro che fa i rilevamenti, i gessetti, i produttori di gessetti con cui fanno i segni sulla strada, che già hanno tolto le lavagne nelle scuole, cioè i produttori di gessi devono campare anche loro. E se sei un politico, devi pensare a tutti. E poi ovviamente c'è il problema più grande. Un'auto che va a velocità infinita e a tempo zero consuma zero. E voi pensate che le sette sorelle lo permetterebbero? Un'auto che non usa più carburanti? Loro li vendono i carburanti e hanno un potere enorme. Insomma, potremmo salvare tutti i bambini. E invece ne vogliamo salvare solo il 20%, perché a Bruxelles sono dei mostri. Ma prima di andare avanti, andiamo a vedere che cosa è successo, perché se avete notato i titoli dei giornali sono tutti quanti: oh mio Dio, le macchine! A Bruxelles hanno fatto una serie di normative per cui tutte le auto create dal 2024 in poi avranno una serie di requisiti. E tra questi c'è un limitatore di velocità, i sensori di parcheggio posteriori, i sensori di pressione alle gomme, i sensori della tensione e i sensori per l'alcol. Quello dell'alcol è quello su cui ho più dubbi su come verrà implementato, però direi che sembrano cose buone. Ora, non credo che nessuno voglia discutere sul fatto che vuole guidare con le ruote sgonfie o vuole guidare guardando il cellulare, ma sono sicuro che qualcuno lo trovo. Insomma, la cosa che ha fatto più scalpore è quella del limitatore di velocità, che in realtà è un dissuasore di velocità. Cioè, io l'ho letta tutta la normativa perché ho scritto questo video in aereo e non avevo niente da fare, mi sono scaricato il PDF prima e me lo sono letto tutto. Secondo me non limitano la velocità della macchina, ma fanno più o meno quello che fanno con le cinture. Cioè, le cinture fanno beep. Se volessimo che la gente mette le cinture, finché non mette la cintura, la macchina non si accende. Semplice, no? E invece fa beep. È così anche la velocità.
Cioè l'idea è, faccio beep per dirti che stai andando troppo velocemente, perché potresti avere una ragione, per esempio potresti stare eseguendo un sorpasso e avrei bisogno della velocità. Se al beep non fai niente, posso fare una seconda cosa, come per esempio farti vibrare il volante o rendere più duro l'acceleratore. E se continui a non fare niente, non come hanno scritto alcuni, la macchina inchiode, oh mio Dio, ma il motore perde la possibilità di dare potenza, cioè la macchina inizia a rallentare. Che se avete mai guidato una macchina col cruise control, lo sapete che non inchiodano, è ridicola questa cosa. Ma i giornali sono i giornali e scrivono quello che gli pare, e Facebook è Facebook, e io ho fatto l'errore di andarci. Per cui, vediamo un po' di commenti meravigliosi e croccanti che ho trovato su vari gruppi Facebook. So che mi ucciderete nei commenti, ma vi spiego, sono io un'eccezione. Anni fa ero andato a guidare una Ferrari F450 in pista, che poi io dicevo, vabbè, vedo come la Ferrari dentro, invece no, è una versione da pista, è noiosissima. Ma l'esperienza è noiosissima. Cioè tu sei là in una tensione micidiale con un affianco che ti dice tipo vai 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 vai, curva curva, frena frena frena, vai 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 vai, così per 20 minuti io volevo morire. Per cui non capisco granché correre in macchina, non ho voglia di andare oltre i limiti in macchina e vivere con l'ansia che ci sia un autovelox, mi ascolto un podcast, non ho mai fretta, e 2 anni dopo che ho preso la patente penso di aver fatto le peggio cosa nei primi 2 anni, e dopodiché ho deciso che la mia vita vale più dei 5 minuti prima che arriverei, quindi a meno che voi non facciate Roma-Oslo, tendenzialmente correre non serve a niente. Comunque, sono anomalo io, e mi sono reso conto che sono anomalo perché una volta c'era qualcuno in macchina, ho accostato per mandare un messaggio e il tizio mi ha detto, ma perché accosti per scrivere sul cellulare? Eh? Non è normale accostare per scrivere sul... Insomma, io sono strano, ma non capisco i commenti Facebook, per cui andiamoli a vedere. Tra l'altro, io amo le auto elettriche perché la Tesla ha l'accelerazione della Bugatti, cioè fa 0-100 alla velocità della Bugatti Veyron. E la velocità non è quello che senti, è l'accelerazione quello che senti. Perché io mentre scrivevo questo video ero su un aereo a 800 km orari e vi assicuro che la sensazione era di essere fermi. Il primo problema lo solleva Giovanni. Dice, adesso nessuno comprerà più le auto di lusso. Che, ok, probabilmente Giovanni vende Porsche e Ferrari o compra Porsche e Ferrari. Insomma, è chiaro che non è vero. E non ho mai capito questa cosa della difesa dei super ricchi. Ma cosa me ne frega a me se un tizio non può più andare a 200 sulla Porsche? Si comprerà una Porsche e si godrà il suo 0-100 in 3 secondi e 4. E basta. E poi un super ricco troverà il modo di andare a Monte Carlo, comprarla a Monte Carlo senza il limitatore, avere qualche normativa speciale. E chi se ne frega? E Giova, il tuo problema sono le 300 Ferrari che si vendono all'anno? Ma davvero? E poi c'è Barbara, che si lamenta che già paghiamo il superbollo. Che auto hai? Io non lo pago il superbollo. Comunque, stiamo sulla linea. Già paghiamo il superbollo e vogliamo una macchina che va come uno che va a piedi? Che poi, Giovanna, chi frequenti? Usain Bolt che va in autostrada con uno che a piedi fa 130 km orari a fianco, cioè più di 130 perché più veloce di te. E poi si lamenta dei monopattini perché i monopattini sono il vero problema. Ecco, quando i monopattini ammazzeranno i bambini ne riparleremo. Perché per adesso il monopattino è sicuramente una cosa che va legislata meglio, ma ogni volta che io vedo un monopattino penso che bello, c'è una macchina in meno in mezzo alla strada. Non penso mai, oh mio Dio, ma perché Dio ha mandato un monopattino con un tizio sopra? Perché le persone si spostano, per cui se gli dai il monopattino magari non prendono la macchina. Funziona così, non è che quelle persone non uscivano di casa fino a che non gli hai dato un monopattino. E poi credo che di monopattino non sia mai morto nessuno, o almeno credevo, perché uno è morto. Insomma, tendenzialmente nessuno muore colpito da un monopattino. Ovviamente il dibattito di Barbara è stato aperto e le persone le sono andate contro perché a piedi non vai a 130, ma guarda un po', lei dice, la velocità dipende dalla testa di chi guida, non dalla macchina. Per cui io non me ne accorgerò nemmeno del limitatore di velocità, perché già li rispetto i limiti. E se la testa di chi guida voleva andare a 180, io sono molto contento che non posso andare a 180. Per cui, di nuovo, non vedo il problema. E comunque, ragazzi, se il discorso è vogliamo fare quello che vogliamo, andate a firmare per la legge sulle droghe. Così almeno facciamo quello che vogliamo e ci divertiamo tutti e non ammazziamo la gente a caso. Perché quando hai un incidente a 180 in macchina, di solito ammazzi anche qualcun altro, non solo te stesso.
E poi c'è Giorgio. Giorgio dice che tra un po' le macchine non esisteranno più. Ci saranno solo questi cosi elettrici in affitto, cioè non saranno neanche tue. A Giorgio piace possedere una macchina. A Giorgio piace scegliere quale macchina comprare, aprire un mutuo per comprare la macchina, pagare il parcheggio per metterci la macchina, andare tutti gli anni a fare la revisione e andare dal meccanico ogni volta che è un problema. A Giorgio piace occuparsi della sua macchina, effettivamente. Per Giorgio, mi dispiacerebbe. Ma siccome la teoria è la stessa dei taxi che tolgono il lavoro alle auto, e i taxi ci sono e le auto esistono ancora, Giorgio, puoi stare tranquillo e continuare a fare quello che ti piace. E poi c'è Antonio, che dice che senza la velocità si perderà la gioia di andare in macchina. La gioia della velocità. Allora Giorgio, un attimo, una cosa per te. Allora, guarda, questo è il visore, te lo metti così. E vedi esattamente quello che vede questo drone. Questo drone ha il doppio dell'accelerazione di una Ferrari e quando diventi bravo ci fai il giro della morte così, passi a 4 mm dall'ostacolo e con la Ferrari non lo farei mai. Quindi ti vuoi godere la velocità? Drone. Drone è la risposta. E poi c'è Andrea che è preoccupato delle Lamborghini, perché le Lamborghini per andare a 30 in città non le comprerà nessuno. Ottimo, a me non piacciono le Lamborghini che vanno a 100 in città. Secondo me non ci andavano neanche prima, perché ci sono i dossi e le Lamborghini sono basse così, sono le macchine più inutili del mondo. Che poi non ho mai capito le auto da corsa, cioè hai una macchina a due posti e quando ho pensato di comprarla non ci sta neanche il mio zaino in una Lamborghini. Cioè trovate un portapacchi da mettere dietro per la Lamborghini per portare una valigia. È una macchina inutile, l'ho usato a 20.000 km perché sono inusabili. Cioè le prendi per andare al bar e basta, è una macchina inutile la Lamborghini. E comunque accelera a metà di una moto che porta lo stesso numero di passeggeri e di zaini. E poi ci sono i commenti più assurdi, a cui non so neanche a che cosa dire. Tipo, uno si lamenta che i comuni non camperanno più, perché loro campano di multe. E poi c'è quello che dice, metti che mia moglie è a casa con l'amante e io devo andare lì di corsa. Che? Ah, perché? Lasciala venire, ormai è andata, non è che se arrivi prima cambia qualcosa. O quello che dice, e se ho i ladri a casa e voglio correre a casa? A fare cosa? A farti ammazzare da un ladro? Cioè, chiama la polizia, hanno le sirene e immagino non abbiano il limitatore di velocità. Veramente, che avete in testa? L'unica cosa che non ho letto sarà qualcuno che dice che gli inseguimenti della polizia saranno noiosi, perché il tizio che viene inseguito non può correre quanto dovrebbe. In questo caso è dovrebbe, perché se sei inseguito dalla polizia devi correre. Dovrebbero mettere un'eccezione alla macchina, inseguito dalla polizia e corri quanto vuoi. La mia visione è strana, ho sempre visto le macchine come modo per andare da A a B. E non è che non abbia guidato nella vita, nel senso, guidavo a Londra, potevo prendere la metro e guidavo lo stesso, mi piace guidare. Ma il piacere di guidare in Italia non ce l'ho. E se un domani esisterà un apparecchio per cui questa macchina starà nella sua corsia, o questa, oppure questa, insomma, se un domani la gente guiderà nella sua corsia, magari anche io avrò il piacere di guidare, come ce l'avevo in Australia e in Nuova Zelanda, dove la gente sa guidare. Eh sì, erano i filmati del tragitto da casa mia alla casa al mare. Sempre c'è qualcuno che invada la mia corsia. E con questo è tutto, se il video vi è piaciuto iscrivetevi, se il video non vi è piaciuto iscrivetevi e ditemi quali video vi piacerebbe vedere, insomma iscrivetevi e basta, che questo canale deve crescere, e a presto.